amici, buongiorno! Abbiamo già parlato dei numeri civici a Genova ed oggi vi voglio parlare della numerazione ad insulario introdotta dagli austriaci per la prima volta a Milano e successivamente a Venezia, dove in alcune parti è in vigore ancora oggi. Infatti questa numerazione viene effettuata partendo da un punto preciso, normalmente al centro di un quartiere. È strettamente sequenziale e si sviluppa a spirale. Nelle aree di Venezia dove viene applicata si definisce prima la località o sestriere e poi il numero, ad esempio Sestiere Giuditta 115, ma siccome di Giuditta esiste anche l'isola, qui l'indirizzo sarà Isola Giudica 115. Roba strana, vero? Ciao, a prestissimo!